se tutto continua ad andare al passo che fino adesso abbiamo avuto, venerdì dovremmo essere pronti, al massimo sabato. Per quanto riguarda il funzionamento, tutto è sotto la coordinazione dell'ospedale di Cremona. L'ospedale quindi sarà formato da 15 tende e in questi 15 tende avremo una capacità totale di 60 letti e tra questi avremo 8 letti che saranno di terapia intensiva. E per quanto riguarda invece il team medico, è formato da 60 persone e questo include dottori, infermieri e tecnici di laboratorio. Metà del gruppo è già qui e altri entro giovedì arriverà. Samaritan's Purse è un'organizzazione internazionale cristiana evangelica che esiste da 50 anni e questa è il branch, quindi è il ramo che si occupa delle emergenze in giro per il mondo. Abbiamo anche altri rami di operatività in diversi paesi che vanno dalla significazione dell'acqua ad altri prodotti sul cibo e anche lavori di supporto e spirituale. Il bello di questo ramo di operatività international è proprio quello di portare sollievo e conforto alle persone che stanno soffrendo terribilmente. Abbiamo già operato in situazioni di terremoti, di guerre, di pestilenza, oppure di disastri non naturali ma causati dall'uomo, come ad esempio in Iraq. E Cremona semplicemente perché le autorità italiane del governo e del ministro della sanità in questo momento ha deciso che era il momento di aiutare Cremona perché era una delle situazioni più critiche. E se questo è il posto dove il bisogno è il più grande, bene, è qua che noi vogliamo essere. Gli italiani, voi siete incredibili. Ecco un cibo incredibile. Ah, sì.